Un corpo di massa M1 pari a 3 kg è attaccato ad una molla di costante elastica K pari a 25 N su metro. Sopra M1 è poggiato un secondo corpo di massa M2 pari a 1 kg. Il coefficiente di attrito statico fra i due è μ con S pari a 0,4. Calcolare la massima elongazione rispetto alla posizione di riposo che può avere il sistema se non si vuole che M2 si muova rispetto ad M1. Allora, problema che trovate a pagina 81 della mia edizione del testo Elementi di meccanica termodinamica, il famigerato, il libro più amato dagli studenti italiani, il Mazzoldi Nigrovoci. Il problema numero 3.7, lo trovate, c'è anche la figura, come io ho fatto, mi sono scelto un sistema di assi, XY, ecco la mola di costante elastica K, con l'estremo destro collegato ad una parete fissa, e poi abbiamo le due masse di massa, i due corpi di massa M1 e M2. Se si vuole che M2, se non si vuole, come ci dice il testo, che M2 non si, si muova rispetto, infatica, M1 è fermo, ovviamente i due corpi saranno in moto con la stessa accelerazione. Se in pratica si vuole che M2 in pratica stia ferma rispetto a M1, se non si vuole che M2 si muova, vuol dire che si vuole che M2 sia ferma rispetto a M1, allora i due corpi devono possedere evidentemente la stessa accelerazione. Occhio che prima di applicare il secondo, dunque applichiamo il secondo principio della dinamica, abbiamo che lo applichiamo prima in verticale, cioè proiettiamo il secondo principio della dinamica in verticale, poi in orizzontale dove c'è solamente, attenzione, c'è la forza elastica e poi occhio che per M1 non c'è attrito, qua abbiamo il vincolo liscio, per M2 invece c'è attrito. Dunque andiamo a rappresentare un attimo la situazione, qua abbiamo appunto, io ho rappresentato qui M2 e qui supponiamo M1 e poi abbiamo il nostro vincolo qua sotto. Allora, sicuramente c'è, su M2 agisce la forza peso P2 che è equilibrata dalla reazione di sostegno R2, no? In pratica che consente a questo corpo di massa M2 di non cadere sotto, cioè non sprofondare sul corpo di massa M1. Ma per il terzo principio della dinamica, queste cose le abbiamo anche viste e studiate nel dettaglio, nella spiegazione sulle reazioni vincolari, c'è anche una reazione uguale opposta, quindi R2, eccola qua. Poi abbiamo la forza peso P1, che è controbilanciata da R1, ma poi attenzione abbiamo anche appunto per il terzo principio questa qua, eccola qua, R1. Quindi attenzione, forze uguali opposte. Allora, è chiaro che P2 è uguale a, dunque, è evidente che sulla massa M2 lungo Y, stiamo parlando, è chiaro che P2 è uguale a R2, cioè vuol dire che in pratica R2 è uguale a M2G. Io questo lo scrivo per ricordarvelo, non perché poi magari ci possa servire ai fini, non tutto, non ci servirà tutto ai fini della risoluzione dell'esercizio. Occhio che nel corpo di massa M1, vedete, abbiamo che, dobbiamo tenere presente che abbiamo un su M1 lungo Y e allora abbiamo dunque abbiamo R1, dunque l'asse Y, occhio che è orientata così, ma qui in realtà vabbè, era meno P, qui era meno P2 più R2, qui abbiamo che lungo Y, due punti, abbiamo R1 meno P1 meno, attenzione, R2, uguale 0. Cioè, significa che R1, la reazione di sostegno, chi è? È P1 più R2, cioè sarà M1G più M2G, cioè sarebbe M1G più R2, che è R2 e M2G, no? E questo, ripeto, l'abbiamo visto. Quindi in pratica abbiamo che R1, quello abbiamo trovato, è G che moltiplica M1 più M2. Questo che nei testi, magari nella risoluzione, la trovate, lo diamo per scontato, ma occhio che si è applicato in pratica il terzo principio della dinamica. Questo è quello che avviene in verticale. In orizzontale è chiaro che, occhio, in generale avremo che in modulo la forza elastica K delta L, e delta L è la nostra incognita, noi ci chiedono l'elongazione, no? La massima elongazione, l'allungamento, ma l'allungamento rispetto alla posizione di riposo, questo è pari a che cosa? Beh, pari a la M1 più M2 per A, no? Se facciamo riferimento al sistema composto dalla massa M1 e dalla massa M2.
per quanto riguarda, ripeto, M1 non c'è attrito, per la massa M2 avremo che in generale vettorialmente A con S è pari a, ripeto, M2 per A, va bene? Quindi, ricordando che l'attrito statico A con S è minore uguale di A max, che a sua volta è pari al prodotto del coefficiente, come al solito ragazzi, io lo pronuncio mi con S, so che molti lo pronunciano mu con S, è la stessa cosa, non stiamo a sottilizzare su queste cose, mi con S, attenzione, che moltiplica ovviamente, stiamo parlando della massa M2, quindi per R2, no? Ma R con 2 è M2G. Quindi avremo che l'attrito statico mi con S per M2G è pari a M con 2 per A. Ovviamente l'incognita qui, M2 e M2 se ne vanno dividendo a M per M2, l'incognita è A. Qui si trova che l'accelerazione, chi sarà? Sarà mi con SG, ed è una quantità che abbiamo già trovato. Non difficile questo problema, ma comunque è interessante. E allora, se A è mi con SG, in definitiva, ecco qui, qui possiamo cancellare, comunque il disegno lo possiamo fare, poi anche quello. Allora abbiamo che, attenzione, vi ricordo che la nostra incognita è delta L, K delta L a che cosa è pari? È pari a M con 1 più M con 2 per mi con SG, ovvero per l'accelerazione. Da cui, ecco che troviamo, arriviamo alla soluzione, che poi è molto diversa, cioè molto diversa, nel testo del Mazzoli ci sono le soluzioni fatte in tre punti, in tre passaggi, ovviamente uno non può non comprendere, no? Il delta L, quindi quello che vogliamo determinare, ecco, la cosa fondamentale è appunto che bisognava prestare attenzione appunto a questo discorso qua, quello che succede lungo Y va spiegato e poi quello che succede lungo X, ovvero la presenza della forza elastica e della forza di attrito statico solamente relativa alla massa M2. Quindi abbiamo che delta L, l'unica domanda del testo, chi è delta L? Beh, delta L, dividendo per K, vedete che è un mi con S fratto K M1 più M2 per G. Faccio notare come, se ci ricordiamo l'espressione della pulsazione, dunque la pulsazione in un moto armonico, la pulsazione in un moto armonico omega, ve lo ricordo, vi ricordate che è la radice quadrata di K fratto la massa totale, la massa del sistema, che in questo caso è ovviamente M1 più M2. Quindi, elevando al quadrato, omega quadro è K su M1 M2, e quindi questo M1 più M2 su K è 1 su omega quadro, e quindi volendo, nel Mazzoli, se non sbaglio, c'è questa espressione alla fine, tenendo presente questo, volendo delta L, questa allungazione massima di cui ci chiede, di cui ci chiedono numi, di cui ci chiede il testo, e volendo, la possiamo scrivere come mi con S per G diviso omega al quadrato. E ovviamente la stessa cosa, sappiate che se fate questo conto vi viene circa un 0,62 metri. Ripeto, quello che contava era ben altro questo esercizio, questi sono solamente conti. 0,62 metri che io indicherei come l'allungamento, l'allungazione massima, quindi è pertanto 62 centimetri.